mente con un'altra puntata della Makeup Collection. C'è stato un momento di stop perché avevo altri video da pubblicare e quindi c'è stato appunto questo stop e eravamo arrivati agli ombretti. Vi avevo mostrato gli ombretti Kiko, gli ombretti Essence e gli ombretti Pupa, magari vi lascerò i link giù nell'info box. E siamo arrivati diciamo all'ultima puntata degli ombretti, poi mi dovrete sorbire insomma con altre puntate. E oggi vi mostrerò diciamo quelli un po' più random e varie marche varie, italiano perfetto. E inizierei dalla Elf perché sono quelli diciamo di più. Della Elf ho questi ombrettini qui, sono 4 mini ombretti, tra l'altro il prezzo è davvero irrisorio, se non sbaglio vengono 1,50€, 2€, non arrivano ai 3€ se non ricordo male. E ne ho 3. Iniziamo subito dal mio preferito. Il mio preferito in assoluto è il Drama, non vi inquadro il nome perché è scritto talmente piccolo che non lo vedreste. Ed è questo quad di ombretti che io uso praticamente ogni volta che voglio fare uno smokey eyes perché è davvero perfetto. Ora ve li swatcho. Ah, il bianco è... sono un po' polverosi come ombretti, ma insomma, per quanto vengono. Questo è il bianco e non è completamente opaco. Poi c'è questo fantastico grigio scuro, super super brillantinato, vedete, che è bellissimo. Questo grigio chiaro che è in assoluto uno dei miei grigi chiari preferiti e penso che si veda perché ha il buco. Ed è questo qui. Cioè, vedete quanto è bello? È super luminoso. Ed è davvero molto molto bello. Vediamo se sistemo un pochino meglio la luce. Oddio. Ecco qua. Ecco, così lo vedete un pochino meglio. Cioè, è davvero bellissimo il colore. E infine... c'è un nero glitterato, che però non è un nero nero nero, perché boh, non è proprio nero, vedete, è tipo un grigio scurissimo. Sono davvero molto carini, insomma, per essere degli ombretti economici. Darò poi il voto finale a tutte e tre, e comunque ve la faccio rivedere, è davvero molto molto carina. Questa per gli smoky io ve la straconsiglio. Pulisco la mano. Poi un altro di questi quad è questo, che non è usato moltissimo, soprattutto ho usato i primi due, il beigeolino e il marrone. Ve li faccio vedere. Ah, il beige non è molto pigmentato, cioè è molto luminoso, però è davvero molto chiaro. Cioè, non è come lo si vede qui. Perché questo è lo swatch. Cioè, vedete, è davvero molto, molto chiaro. Ha dei brillantini all'interno. E questo ogni tanto lo uso come punto luce. Il pezzo forte, secondo me, di questa palettina sono i colori, infatti, più scuri. Che poi così scuri non sono. E uno è questo grigio... grigio. Questo marrone. Che è perlato. Ed è davvero un bel punto di marrone. Cioè, vi dico che fra tutti gli ombretti marroni che ho, e ne ho parecchi, insomma, nelle varie palette più che tutto, e questo tipo di marrone non ce l'ho, ed è davvero molto bello. Poi abbiamo questo grigino chiaro, che più che grigio una volta asceso è un azzurrino. Eccolo qui. Anche questo ha dei brillantini all'interno ed è molto molto luminoso. Sicuramente è meglio del beige di prima. E infine c'è questo, che non so nemmeno se definirvelo, più un grigio scuro, un blu scuro, è un misto fra, è un blu, cioè vederlo così è blu, però dentro ha anche una punta di grigio. Ed è davvero molto bello, a me di questa palettina piacciono soprattutto i due colori più scuri.
Anche perché sono dei colori particolari. Cioè, come vedete, anche questa è davvero molto pigmentata. Ah, non vi ho detto il nome di questa. È la Blue Moon. Infine, l'ultimo quad, si chiama Punk Funk. E è, diciamo, con i colori un po' più pazzi. E l'ho presi, questi qua hanno davvero parecchio tempo, avranno almeno 2-3 anni, forse pure qualcosina in più. E l'ho presi perché all'epoca non avevo nessuna palette con, diciamo, colori un po' più particolari. E quindi mi sembrava una buona idea provare magari a truccarmi con questi colori spendendo prima poco. E allora, il primo colore che sembra bianco, ma in realtà è un bianco mezzo rosato, cioè non è proprio bianco bianco e non è molto pigmentato come vedete. Poi c'è questo blu elettrico che è fantastico, cioè è opaco, no, non è vero, ha dei brillantini. Ed è questo blu elettrico bellissimo, cioè veramente stupendo. Questa palettina, in quanto a pigmentazione, secondo me è una delle migliori. Poi c'è questo viola, molto carino, anche se meno pigmentato del blu, come vedete. Però è veramente un bel viola. E infine il mio preferito, questo fantastico fucsia. Cioè, il fucsia è davvero bellissimo perché è super, super, super glitterato. Come vedete, cioè, guardate quanti glitter! Ed è veramente un fucsia pieno. Che trovare un fucsia così non è nemmeno semplice. Quindi, a parte il primo colore chiaro, che tipo da qui non si vede nemmeno, è davvero un'ottima mini palettina. E questa, davvero, per il prezzo che ha, ve la stra consiglio. Specialmente magari per chi vuole provare i colori un po' più accesi per le prime volte, perché magari non sa come stanno, quanto riesce a dosarli, quindi secondo me è un ottimo modo per poterli provare. E quindi io a queste tre mini palettine della Elf mi sento di dargli 7,5. Cioè, secondo me sono davvero dei validi. Sono veramente dei validi ombretti, soprattutto per il prezzo che hanno. Li consiglio a chi magari ha le prime armi per il trucco. Sono sì un po' polverosi, ma insomma, amen. Poi vado per marca. Ho due ombretti Yamamay Beauty. Vi dico subito che sono i peggiori ombretti che ho, secondo me. Infatti, questo è pure mezzo rotto. Allora, sono due colori apparentemente bellissimi. Faccio vedere il primo, che è, diciamo, quanto al colore, secondo me il più bello, perché è questo grigio, grigio scuro, come vedete, strapieno di glitter. E è un ombretto cotto, lo 02 antracite. Cioè, come vedete, è davvero molto bello. All'interno anche lo specchiettino, quindi l'idea ci poteva stare. Ma lo swatch anche, cioè è davvero bello, c'è poco da dire. Ma sono di un polveroso, cioè ragazze. Anzi, questo ogni tanto lo uso perché, insomma, per fare degli smoky, come vedete, questo grigio è davvero bellissimo. Cioè, è stupendo. Però sono davvero tanto, tanto, tanto polverosi. Perdono brillantini. Cioè, mettete questo sull'occhio, i brillantini ve li troverete anche dentro al naso. Ed è veramente un peccato perché i colori erano anche carini. Però, secondo me, la qualità non è delle migliori perché comincia a svolazzare ovunque, con primer, qualsiasi cosa. Quindi, secondo me, non valgono molto. L'altro colore, invece, è lo 06 Sky Blue. Anche questo è un bellissimo colore. Questo non posso girarvelo, aspetta, ci metto un dito sopra perché sta cadendo la cialdina. Ed è questo bellissimo azzurro, proprio azzurro cielo, sky blu. Ed è anche questo lo swatch, ve lo metto vicino. Cioè, come vedete, è bellissimo. Sono entrambi molto glitterati, quindi diciamo non sono proprio da tutti i giorni. Però sono di colori molto belli e anche molto pigmentati, come vedete. Ma io non so se voi ve ne rendete conto dalla cialdina intorno quanta polvere c'è. Cioè,
Sono di un polveroso allucinante, cioè tipo, vi avevo detto che sono polverosi alcuni ombretti Essence, questi ombretti Elf magari di prima, ma in confronto a questi non sono assolutamente nulla, perché mi dispiace davvero tanto, ma il mio voto per loro è 4. Poi mi dispiace essenzialmente perché, cioè, come vedete, i colori sono stupendi. Adesso avrò i brillantini per tutta la mano. Sì. Poi ho un ombrettino Astra che ha il numero 13 ed è questo qui. Ed è un fighissimo giallo a vederlo così. Vedete, è proprio bello. L'avevo comprato apposta, tra l'altro, per fare uno dei primissimi tutorial che ho messo, quello del Ispirate Fiori con le Beauty Addicted. E io ho scelto il girasole, magari vi lascio il link. E l'avevo preso appunto perché mi serviva un giallo. È fighissimo a vederlo così, ma una volta sfumato perde tantissimo. Cioè, questo è lo swatch. Ha dei micro brillantini all'interno, tutti quelli che vedete intorno sono dell'ombretto di prima, ma come vedete non è un giallo bello pieno, anche se lo vado a stratificare e non diventa il giallo che noi vediamo qui. Cioè, una volta sfumato, cioè lo vado a sfumare, quasi scompare, cioè è un giallo molto lieve, molto soft. Quindi questa cosa è un po' un peccato, perché comunque la qualità dell'ombretto non è male, però mi sono fatta un po' trarre in inganno dal packaging, vedendo la cialda così super gialla, poi in realtà di così super gialla aveva ben poco, e quindi il mio voto per questo ombretto è 5. Ho poi un ombretto, questo è tipo uno dei primi ombretti che presi. Della OVS, si chiama My Look by OVS ed ha il numero 01 Luna Moon. Questo ombretto è super polveroso ai livelli di Yamamaya ed è questo colore qui, sembra un bianco super. Ed è sì un bianco, ma è molto carino perché io lo uso spesso magari. Cioè, questi mono, devo dire la verità, non li uso qua così spesso, però quando lo uso come punto luce, perché come vedete è molto luminoso. Però anche questo è davvero molto molto polveroso, solo che essendo i miei primi ombretti, insomma, e, cioè primi, però erano, insomma, era ancora un pochino di più alle prime armi rispetto ad adesso, per me erano fighissimi, li prendevo. Però, insomma, poi con il tempo, paragonandoli ad altri, mi rendo conto che non sono davvero un granché, soprattutto per quanto sono polverosi. Ok. E quindi il mio voto per lui è 4. Un disastro questo make-up, questa puntata della Makeup Collection. Sono rimasti gli ultimi due, vi lascio il mio preferito per ultimo. Questo qui è della Fito Studios, io non so, è il numero 17. Non so bene dove si trovi questa marca perché io mi ricordo che la comprai dal mio parrucchiere, da un parrucchiere. E è un colore molto bello, come vedete. È questo azzurro che ha all'interno dei riflessi argento. Ma anche questo ha il problema dei precedenti. Assomiglia molto anche all'azzurro di Yamamay. È davvero molto molto polveroso. Peccato perché anche questo era un bel colore. E quindi, insomma, senza che mi dilungo molto, il mio voto per lui è 5. Perché è un pochino meno polveroso degli altri. Infine, l'ultimo ombretto è questo qui, che tra l'altro è quello che indosso ora, che vedete anche nel tutorial. Non so se l'avrò già pubblicato prima di questo video, non lo so. Ed è questo della GOAT Beauty. E è il numero 02 Malva, che non c'ha niente secondo me di Malva.
E non è, io non so se è una marca, anche non l'ho mai sentita, non so nemmeno dove si trovi, perché se non sbaglio me l'avevano regalato. Ed è questo bellissimo bordeaux. In realtà è un pochino più scuro di come lo vedete voi. Ed è un ombretto cotto, ma è fantastico, intanto la pigmentazione. È un colore bellissimo, io questo qui lo uso sempre tantissimo d'inverno. E non ha dei glitter all'interno, quelli che vedete sono sempre quelli di prima. Come vedete è super pigmentato ed è questo color bordeaux con una punta forse di malva, adesso quello dove la luce c'è. Ed è davvero bellissimo, d'inverno lo sfrutto tantissimo e non è per nulla polveroso, è setosissimo, pigmentatissimo e mi piace da morire. Cioè, io non so se vedrete uno stand in giro di questa marca, fermatevi perché è davvero ottima. Mi piace davvero tanto, anche la durata è eccezionale. E il mio voto per lui è 8. Lo adoro. Niente, ragazze, io i miei ombretti finalmente sono finiti. So che non sono magari tantissimi, però. Come sempre ci tenevo a farveli vedere tutti quanti e ci vedremo insomma nella prossima puntata. Devo ancora ben decidere cosa fare, magari fatemi sapere voi in un commento cosa preferite vedere fra matite occhi o mascara. Cioè volevo continuare un attimino sulla scia degli occhi. Quindi, boh, insomma, oppure eyeliner ancora non vi ho fatto vedere. Quindi fatemi sapere nella prossima puntata se preferite vedere eyeliner, mascara o matite occhi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!